d'amore ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, spirito di Cristo, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che lui ha detto a noi. Apri i nostri cuori, Padre Santo, manda il tuo spirito e rendi viva la parola che stiamo per ascoltare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, seduti, cominciamo. Brevissimo riepilogo di quello che abbiamo fatto fino adesso. Innanzitutto, nella prima catechesi abbiamo visto il miracolo dei miracoli, lo Spirito Santo all'opera nella risurrezione di Gesù Cristo dei morti. Abbiamo visto la nostra risurrezione, quello che deve venire in noi e l'effusione dello Spirito vorrà essere questo, riportare in noi la risurrezione del Signore in tutte le sue dimensioni, spirituale e fisica. Poi abbiamo visto la caduta dell'uomo, il primo peccato, come ci ha distrutto nella fede, speranza e carità, e come ha prodotto il fatto di essere inabitati dallo spirito del male, guidati da lui. Poi abbiamo visto come Gesù Cristo, terzo incontro, denunci il peccato di essere noi obbedienti al maligno, di fare la sua volontà, di aver scelto lui come padre della nostra vita. Questo è il peccato, e conseguenza quello che deve avvenire, come Gesù Cristo ha fatto da uomo per riagganciare la fede a Dio staccandola dal maligno, per riagganciare la nostra speranza a Dio staccandola dalle speranze che ci dà il mondo, per riagganciare il nostro amore a Dio dando tutto il nostro essere per lui, compresa la vita. Ed ecco il perché della morte di croce di Gesù. Adesso cominciamo a vedere qualche cosa in più dello Spirito Santo nella vita del Signore Gesù, e di conseguenza, in quanto uomo, e di conseguenza in noi. Poi vedremo diverse cose e faremo anche alcuni incontri sullo Spirito Santo dopo l'effusione dello Spirito, in particolare per l'uso del esercizio dei carismi, e questo sarà un incontro ancora più dialogato, perché questa è una cosa che deve essere riscoperta assolutamente nei nostri tempi, per poter lavorare per il Signore non con le nostre forze umane, ma con la forza e con il dono dello Spirito di Dio. Benissimo. Allora, lo Spirito Santo nella vita di Gesù. Questo è il nostro modo. Comincio con una cosa molto semplice, per farvi capire come già nella prima generazione dei cristiani questo che stiamo dicendo stasera era chiaro, chiarissimo, e quanto dobbiamo noi recuperare il cammino per raggiungere la fede dei nostri padri. Marco, inizio del Vangelo, capitolo 1, versetto 1, per chi ha la Bibbia, dice così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Stop. Qua già c'è tutto quanto, tutto quello che Marco dirà dopo. La buona notizia che una persona di questo mondo, Gesù di Nazareth, è il Cristo, dove non significa soltanto l'inviato di Dio atteso da Israele da oltre mille anni, ma significa proprio la persona che più di tutte
è stata riempita dallo Spirito Santo, Cristo, cioè unto dallo Spirito Santo. Il Vangelo che Gesù è Cristo, finalmente un essere umano non più guidato dallo spirito del male, ma guidato dallo spirito buono, non più avendo come padre il diavolo, ma avendo come padre Dio, non più ispirato dallo spirito del male, ma ispirato dallo Spirito Santo. Nell'uomo Gesù di Nazaret non c'è più spazio per nessun peccato, non c'è più spazio per nessun spirito, perché lui abita un solo spirito, lo Spirito Santo. Gesù Cristo, figlio di Dio, nella risurrezione dei morti, da uomo di questo mondo, lo fa diventare uomo dotato di vita eterna, e questa è la buona notizia, quella che ci serve a noi, il nostro futuro. Allora, vedete, adesso forse sono delle cose che possono sembrare strane, però Gesù nella sua storia umana non aveva sconti per il fatto di essere figlio di Dio. Quando si è incarnato, si è giocato la sua storia, se stesso, nei confini della storia umana. Per esempio, quando Gesù Cristo era bambino, sapeva già parlare o ha dovuto imparare a parlare? Non è perché da Dio gli è stato scontato la fatica di imparare per poter parlare con i genitori e con gli altri. Ha dovuto imparare a parlare, a fare fatica ascoltando, può ripetere il verso che dicevano i genitori, significa questo qua, immi significa mamma, eccetera, eccetera, e così via. Per fare il falegname, Gesù sapeva già farlo, oppure il padre affettivo Giuseppe gli ha dovuto insegnare? Se uno dava a Gesù martello, pialla, sega, chiodi e colla, faceva un pasticcio, se non sapeva usarli. Giuseppe, fin da piccolino, gli l'ha insegnato. Quando andò e incontrò Pietro che pescava, lui era falegname, col potere soprannaturale fece a fare Pietro un miracolo, la pesca miracolosa. Si metteva lui a pescare, sapeva pescare? No, non pigliava nessun pesce perché non sapeva pescare. Gesù, da uomo, era passibile di sofferenza? Se uno, passando per sbaglio, gli calpestava il pollicione, il piede, Gesù Cristo che diceva? Aio! Gli faceva male. Dopo 7-8 ore di lavoro, Gesù era fresco e brillante come all'inizio o si era stancato? Gesù la notte dormiva e si riposava oppure non si stancava mai, non aveva bisogno di dormire, faceva altre cose? Gesù era veramente uomo. Un bambino, un giovane, sa fare i miracoli di suo dalla nascita? Sì o no? Se Gesù Cristo a 15 anni trovava un lebbroso per strada, gli poteva dire sì, guarito? Sì o no? Ho detto che Gesù si è legato a tutti i limiti dei umani incarnandosi. Esiste nel Vangelo il racconto del primo miracolo fatto da Gesù? Qual è il primo miracolo per Gesù Cristo? Le nozze di Cana. Quindi se è stato il primo significa che il primo non l'aveva fatti. Il primo l'ha fatto quando aveva circa 30 anni. E per fare quel miracolo è stata una cosa che ha tirato fuori dalla tasca in quel momento, o questo miracolo ha avuto una preparazione tosta e significativa? Gesù, anche nell'esercizio dei miracoli, come degli esorcismi,
diciamo, scusa, il termine non è appropriato, però per far capire a tutti, imparare, ha dovuto diventare all'altezza di poter fare queste cose, altrimenti non le poteva fare. Vediamo adesso alcune tappe della vita e il rapporto che queste hanno con lo Spirito Santo. Gesù con lo Spirito Santo, anche da uomo, ha avuto un rapporto profondissimo. Per quale motivo? Perché Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Guardate, l'incarnazione è il mistero per quale, conoscendo come funziona la genetica, no? Dice, l'ovocellula che incontra lo spermatozoo nella tuba, lo spermatozoo porta i suoi 23 cromosomi nel nucleo della cellula, che ne altri 23 formano 46, il primo nucleo della cellula umana. In questo primo nucleo, nel DNA, c'è scritto tutto quello che deve vedere in futuro, il colore dei capelli, l'altezza, se maschio, se femmina, tutto quanto. E lo spermatozoo non c'è stato. Lo Spirito Santo ha fatto in Maria la parte che doveva fare lo spermatozoo. Per cui Maria ha dato la sua carne, la sua fede prima e il suo corpo poi. Dio, attraverso lo Spirito Santo, ha fatto il miracolo e ha fatto nascere una persona che in ogni cellula, ripeto, in ogni cellula del suo corpo, è vero uomo e vero Dio. Una cosa meravigliosa, potentissima, eccezionale, grandiosa. Questo è il primo rapporto dell'uomo Gesù con lo Spirito. E poi ci sono tante altre occasioni dove Gesù Cristo è stato toccato dallo Spirito Santo. Allora, dice il Vangelo, dice Luca nel Vangelo, che Gesù Cristo cresceva in età fisica, statura, muscolatura, sapienza e grazia. Per grazia si intende l'unione con Dio, col Padre. Ognuno di noi e ogni bambino e bambina dovrebbe crescere allo stesso modo, in età fisica, in sapienza e anche in grazia, però non solo in età fisica, non solo in sapienza, ma anche in grazia, anzi la cosa più importante. Che cosa è successo? Fino a 30 anni Gesù ha fatto una vita così normale che nessuno degli abitanti di Nazareth, per esempio, neanche i vicini di casa della casetta di Nazareth, sapevano che Gesù era l'inviato di Dio per il mondo, che era il figlio di Dio fatto uomo. Per tutti, compreso per i parenti, Gesù era il carpentiere di Nazareth. Il figlio di Giuseppe, a sua volta carpentiere, perché il lavoro si trasmetteva da padre in figlio. Capite perché quando Gesù si mette a fare il predicatore, i suoi parenti non accettano questa cosa? Ma come? Questo è il falegname. Quando mai un falegname si può mettere a fare il predicatore? Non ha studiato, è stato sempre qui in mezzo a noi. Allora pure noi facciamo predicatori. È uno di noi, non può fare queste cose. Allora andavano a riprenderlo per riportarlo a casa a fare il falegname. Gesù Cristo ripudia questa parentela dicendo: chi è mia madre, chi sono i miei parenti? Tutti coloro che fanno onda del Padre mio sono per me fratello, sorella e madre. Ma fino a quel punto, ripeto, fino a 30 anni, Gesù è perfettamente uno fra i tanti. Forse era stato un pochino più bravo, un pochino più bello, forse a quei tempi gli adulti leggevano la parola di Dio il sabato nella sinagoga, forse aveva letto bene, spiegava bene le letture, ma è normale come tutti. Poi cosa succede? Gesù sente dentro se stesso che l'ora è venuta, lascia casa, lascia il lavoro, Giuseppe già non c'era più, Maria è già vedova, si distacca dalla madre. Questo non lo capisce mai nessuno. Maria, quando Gesù è partito
per andare in missione, era rimasta sola a Nazareth. Maria viveva per Gesù Cristo. Staccarsi fisicamente da lui è stata una cosa tremenda, un dolore intensissimo, la separazione. Maria sapeva che quello è il volere di Dio, ha detto di sì e non si è ribellata, ma accidenti quanto ha sofferto. La separazione dal suo figlio, non stava più a casa con lei perché doveva fare il predicatore per tutta la Palestina. Questo è uno dei dolori nascosti della Madonna, che nessuno conosce. Lo sa soltanto chi si separa dal figlio per qualche motivo. Gesù Cristo va, si fa battezzare da Giovanni al Giordano. Che cosa avviene? Gesù si mette in preghiera dopo il battesimo e avviene un miracolo. Si aprono i cieli, qualche cosa di meraviglioso, di indescrivibile, un raggio di luce, una forma che sulla terra non esiste, si vede e scende su di lui. Ho detto, ripeto, che gli autori dicono qualcosa come una colomba, perché una cosa che stava in mezzo per l'aria, come un uccello. La colomba è bianca, c'è tutte le penne bianche. Poteva lontanamente ricordare una colomba, da cui è venuto lo Spirito Santo, il simbolo della colomba come simbolo dello Spirito. La colomba Spirito Santo non c'è da niente. È quel fascio di luce meraviglioso che c'è su di lui, e poi pare il Padre gli dice, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Allora lo Spirito di Dio entra in Gesù Cristo in questa occasione. Gesù era uscito dalla casa di Nazareth per diventare il predicatore, per cominciare la sua missione pubblica. Cosa avrebbe potuto fare Gesù Cristo una volta uscito dalla casa di Nazareth? Parlare di Dio alla gente, guarire i malati, cacciare via i demoni, risuscitare i morti, perdonare i peccati. Poteva fare queste cose con le sue forze naturali? No. Guarire un malato non è possibile farlo con le forze della natura, tantomeno cacciare via lo spirito del male. Beh, io vi dico che neanche predicare e parlare di Dio si può fare con la forza naturale, perché se uno fa questa cosa solo con la sua capacità mentale, il suo studio e la sua sapienza, nel migliore dei casi può fare una scuola di teologia, perché trasmette concetti, gli altri assimilano, imparano, memorizzano, ma siamo nel livello umano. Gesù, quando predica il Vangelo, non è a livello umano, non vuole arricchire le persone di conoscenza, vuole convertire i peccatori, vuol far morire nel cuore della gente i peccati e far nascere l'amore di Dio nel prossimo, vuole convertire le persone. Chi gli dà questa potenza? Non si raggiunge questa cosa con una formazione culturale. Occorreva qualche cosa di così profondo che, come dice San Paolo, che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che penetra fino al punto della divisione dell'anima e dello spirito, per dire quanto scende profonda e ti cambia. Doveva avere questa parola Gesù Cristo. Quindi tutto quello che doveva fare da quel momento in poi doveva essere nella dimensione soprannaturale. Per cui Gesù Cristo non può fare queste cose da artigiano. Dovette ricevere da Dio dei doni particolari, dei carismi, si chiamano, perché poteva fare queste cose. Ecco, Gesù è diventato nel battesimo del Giordano il Cristo, l'unto dello Spirito, la persona che possedeva la pienezza dello Spirito Santo, o meglio, la persona che possedeva la potenza dello Spirito Santo. Dice Pietro, quando evangelizza Cornelio, che in Gesù abitava la potenza dello Spirito e di conseguenza realizzava opere soprannaturali. Allora Gesù, fino al battesimo,
è Gesù di Nazareth o il figlio del carpentiere. Dal battesimo in poi è Gesù il Cristo. Noi abituati a nome e cognome pensiamo a Gesù Cristo come nome Gesù, Cristo cognome. Gesù è il Cristo, l'unto dello Spirito Santo. Allora, quando Dio gli dà questi doni, è come se qualcuno ci regalasse una Ferrari. Anche chi sa guidare la Punto, BMW, la Renault, che cosa, entra un po' dentro la Ferrari, che appena tocchi l'acceleratore vai a 110. Se lo sai fare, fai un macello. Aveva ricevuto dei doni grandissimi, ma per poterli utilizzare doveva essere all'altezza di farlo. Per questo Gesù non comincia subito la predicazione, ma va a prepararsi, come? Pregando e abbandonando la preghiera con il digiuno. E a differenza nostra, che siamo abituati a spicciare le preghiere in pochi minuti, fa una preghiera lunga 40 giorni e un digiuno lungo 40 giorni, cosa che per noi è impossibile fare, che siamo fuori, al di fuori delle nostre possibilità. Neanche i fachiri ci riescono, Gesù ce l'ha fatta invece. Dove è andato? In un luogo solitario, dove nessuno lo disturbava, nel deserto. Mentre si preparava nel deserto, vedete, Gesù ritornava nel deserto a fare l'eroe, a fare la sfida col diavolo. È andato a prepararsi per la sua missione. È lì che, mentre tu fai una cosa buona, viene lo spirito del male a rompere l'ora nel paniere, perché non voleva che Gesù Cristo cominciasse la sua missione sapendo quante anime gli avrebbe tolto, gli avrebbe distrutto, gli avrebbe rovinato. Allora lo spirito del male gli appare con le sue tentazioni, qui adesso non sto a descriverle né quali sono né come Gesù le ha vinte, però faccio notare quello che dice Luca in questa occasione, chi vuole se lo segna. Luca capitolo 4, versetto primo, dice così: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Finite le tentazioni, che qui sono spiegate in poche parole, ma vi assicuro che combattere contro lo spirito del male non è per niente né bello né facile, è durissimo. E ti salvi solo per intervento di Dio, non perché sei bravo tu a farlo. E dice così che una volta venite le tentazioni, Gesù, versetto 14, 4, 14, Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Allora, Gesù, ricevuto lo Spirito Santo nel Giordano, guidato dallo Spirito, va nel deserto. Uscito dalle tentazioni, torna con la potenza dello Spirito. Detto in termine matematico, Gesù esce con lo Spirito Santo al quadrato. Perché l'avere pregato, l'aver abbandonato la preghiera con il digiuno, l'aver ancor di più di tutto sconfitto lo spirito del male, tre cose messe insieme, queste cose moltiplicano la sua capacità ricettiva dello Spirito Santo, e lo Spirito di Dio può abitare ancor più pienamente in lui. Per quelli che ricevono l'effusione dello Spirito, guardate che lo Spirito Santo chissà che cosa farebbe su di noi se glielo permettessimo. Siamo noi che siamo troppo stretti, che gli impediamo di effondersi su di noi. Perché se gli permettessimo di lavorare come lui vuole, lo Spirito, che è infinito, si effonde su di noi senza limite. Cambierebbe una nostra esistenza. In positivo. Allora, che cosa avviene?
Gesù Cristo, una volta che ha sconfitto lo spirito del male in se stesso, è capace di sconfiggerlo negli altri. E non il rovescio. Nessuno può sconfiggere lo spirito del male in un'altra persona se prima non l'ha sconfitto dentro se stesso. Giusto? Prima in noi, poi negli altri. Se Gesù Cristo, per esempio, fosse andato nel deserto e vabbè, si portava fiaschetta di vino perché gli piaceva bere e usciva ubriaco, quando faceva l'esorcismo, sapete cosa aveva detto il diavolo? Tu mi vuoi cacciare a me che sei un ubriacone? Gli avrebbe rinfacciato questo vizio e peccato e Gesù non avrebbe più avuto la forza di mandarlo via. Perché? Perché non aveva la forza manco di vincere la tentazione dell'alcol. Solo chi ha vinto in se stesso lo spirito del male, poi può vincerlo negli altri. Questo è evidente, questa cosa. Allora Gesù, nel battesimo del Giordano, ha ricevuto i carismi. Parola, predicazione, cioè guarigioni, liberazione. Nel deserto è diventato capace di usarli. Ha imparato a guidare la Ferrari. E allora corre più veloce. Noi siamo cristiani del monopattino, non manco della 500. Per quanto stiamo guidando piano. E la gara, il gran premio di Formula 1, ce lo sogniamo. Non possiamo vincerla perché non abbiamo la Ferrari e se ce l'avessimo non sapremmo usarla, facendo un sacco di danni. Ci manca la potenza dello spirito. Ecco che facciamo questo diffusione dello spirito, perché dobbiamo diventare persone con la potenza dello spirito. Allora, quando Gesù Cristo riceve lo Spirito Santo, cosa fa? Quando predica, che dice la gente? Ma questo non parla come i nostri farisei, gli insegnanti della Bibbia, gli scribi o i nostri maestri rabbini. Mazzaro, parla con autorità, ci scava tutto dentro quando parla, ci smuove tutto. Ditemi voi se non sentite da noi preti quando un sacerdote, quando fa la predica, parla con parola di Dio o fa chiacchierologia. Ci sono certi preti che dopo 5 minuti non puoi sopportare più di sentirli e altri invece che dopo un'ora stai così a bere le cose che dicono perché sono meravigliose. Gesù Cristo quando parla mai fa chiacchierologia, comunica quella parola di cui le persone hanno così estremo bisogno che la gente pende dalle sue labbra. E per questo sono invidiosi i maestri di allora, perché nessuno di loro è capace di parlare alla gente come lui parlava. Da qui cominciano le invidie contro Gesù Cristo e il fatto che se quel maestro è bravo, la gente va ad ascoltare lui. Ma per andare ad ascoltare lui lasciano il maestro di prima. Il maestro di prima che si vede ridurre i suoi discepoli e vede che quell'altro, l'ultimo arrivato, giudicato da quel maestro, maestrucolo di provincia, di Galilea, io sono della Giudea, valgo di più, dice, ma come tutti quanti di quello lì? Quello non vale, io sono più bravo e vanno da quello. La superbia di sentirsi e credersi più bravi e vedere invece che la gente va da quell'altro fa nascere una acredine nei confronti di quel nuovo maestro, per cui il popolino corre da Gesù Cristo e pende dalle sue labbra, i capi si rigiriscono contro di Gesù Cristo. Questo è il primo passo della persecuzione nei confronti di Gesù, la predicazione. Poi i miracoli. Ecco, Gesù Cristo aveva una parola efficace, cioè che produceva quello che enunciava.
Per cui se diceva al paralitico, io ti comando, alzati e cammina, quello si sentiva le gambe rinvigorire, la tetraparesi non c'era più, la sensibilità e la forza tornava nelle gambe, si alzava, prendeva la barella e tornava a casa sua a piedi, anche se era 38 anni che non camminava più, come quello della piscina di Bethesda. Se diceva al cieco vedi, al sordo e al muto Effatà apritevi, gli occhi si aprivano, le orecchie si aprivano, la lingua si scioglieva, quello vedeva, sentiva e parlava. Chi può fare una cosa del genere? I capi e i maestri di allora non erano in grado di farlo. Quel maestrucolo, ultimo arrivato, era in grado di farlo, li scavalcava nel potere di guarire i malati, gettava ombra su di loro con la sua grandezza e quelli ancora di più a digrignare i denti, perché non riuscivano a fare quello che faceva lui, che secondo loro valeva di meno di loro. E quindi più miracoli faceva, più i capi se la prendevano contro Gesù Cristo. Io dico questo perché se qualcuno avrà fatto esperienza nella vita avrà visto che più ti si comporta bene, più si è incompresi, più fai del bene, più si scatena la persecuzione contro di te. Perché fai del bene? Non perché fai del... Se uno fosse un ladro, un mafioso, magari la gente ha paura, si allontana. No, fai del bene addosso. Perché fai del bene? Perché il bene fatto scatena invidia ad altre persone. E l'invidia è quella cosa per la quale tu devi scomparire. O ti allinei al livello di tutti o devi scomparire. Non puoi fare quello che stai facendo. Perché ci copri a tutti quanti, ci fai scomparire con la tua grandezza. Giusto o no? Ed è spiegato questo? Questo avviene. Quindi, ripeto, più si fa del bene in questo mondo, più si agisce in nome di Dio, più ci si accosta a Gesù Cristo, maggiore è la persecuzione, soprattutto da parte di chi nel mondo ha un posto di responsabilità, civile e religiosa. Questo è una cosa che non si può evitare. Storia insegna che la Chiesa ha sempre perseguitato i santi quando erano in vita e li ha canonizzati dopo morti. Ditemi se non è vero questo. Allora, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo che aveva, faceva queste opere, predicazione, miracoli, fino alla resurrezione dei morti, gli esorcismi. Poi Gesù Cristo aveva la capacità, per esempio, di conoscere le persone. In positivo e in negativo, vedeva le cose buone presenti dentro le persone, vedeva le cose cattive senza bisogno che nessuno glielo dicesse. Vi ricordate quando vanno a Gesù Cristo? Oh Gesù, che bravo maestro che sei, tu dici sempre la verità, dici Gesù, ma è lecito o no pagare la tassa all'imperatore romano? Io non te lo posso dire, ma se tu mi dici che è lecito e bisogna farlo, come noi ebrei, figli di Dio, dobbiamo dare le tasse a quei cani dei romani, allora tu sei contro per l'imperatore, contro di noi, guardate questo che falsa di maestro, quello che protegge i romani. Se invece diceva che non bisognava pagare le tasse ai romani, Ponzio Pilato, quello dice che non bisogna pagare le tasse all'imperatore, che aspetti a metterlo in carcere? Questo era nella mente di cui faceva questa domanda, quindi in maniera ipocrita vanno a sleccarlo col miele per indurlo a dare una risposta che comunque sarebbe stata, avrebbe messo Gesù Cristo in un guaio. Gesù Cristo capisce prima quello che era in mente alle persone che gli si accostano in questo modo
E risponde con una domanda che non è né sì, con un'espressione che non è né sì né no: date a Cesare quello che è di Cesare. Tutta la gente, nessuno si aspettava questa risposta. Gesù Cristo mette a capo quelli che volevano catturarlo in un errore e si salva, esce bella figura. Gesù Cristo non era un ingenuo. Nessuno è mai riuscito a, scusate il termine, fregare Gesù Cristo con qualche trucco. Gesù aveva la capacità di leggere quello che c'era dentro le persone. E per questo noi pecchiamo, perché noi non abbiamo questa capacità. E siccome noi pensiamo così, che se uno va a pensare che quello mi può fregare, ma io sto guardando quella persona al negativo, sto facendo un giudizio, una condanna, allora sto peccando, non posso pensare questa cosa qua. Ci rifiutiamo di pensare quella cosa, che invece magari è quella vera. Ricordate Andreotti, soprannominato popolarmente Lucifero, che cosa diceva? A pensar male si fa peccato, però ti si azzecca sempre. Ricordate questa espressione di Andreotti? Così diceva. Gesù Cristo aveva la capacità, data dallo Spirito Santo, di leggere nel cuore delle persone, per cui non si faceva mai ingannare. E anche in positivo sapeva vedere le cose buone delle persone. Ecco, allora, queste sono alcune delle cose che erano Gesù Cristo nell'esercizio del suo apostolato. Per cui vedete, l'apostolato di Gesù Cristo è un apostolato di successo. Cioè, quando predicava, la gente si convertiva. Quando predicava, venivano folle di decine di migliaia di persone, non quattro gatti. Quando predicava, Gesù accompagnava sempre la parola con i segni, anzi spesso partiva dei segni e poi predicava, perché nei segni che faceva, nei miracoli, il significato era sempre doppio, umano e divino. Il pane moltiplicato significava miracolo a livello umano, da mangiare alla gente, altrimenti sarebbe svenuta per fame nel ritorno a casa senza cena. Ma significava anche che lui, siccome aveva operato la moltiplicazione dei pani, doveva rivelarsi alla gente come colui che produce il pane. Io sono il pane della vita. Siccome sono il pane della vita, ho potuto moltiplicare il pane perché voi tutti avete da mangiare. Questo segno vi serve a capire un qualcosa ancora di più grande, che se voi mangiate il pane che io vi do, non solo starete bene la serata, starete bene per l'eternità. Allora, ogni miracolo è un segno. Se guariva il lebbroso perché quel poveraccio stava per crepare con una malattia incurabile, in mezzo a magari di sofferenze fisiche e sociali, però significava che Gesù Cristo guariva dalla lebbra del peccato. E quel paralitico calato dai quattro amici dal buco del tetto, Gesù Cristo prima lo guarisce spiritualmente col perdono dei peccati e poi dà il segno della guarigione spirituale guarendolo nel corpo dalla paralisi, col monito: stai attento per il tuo futuro e non peccare più, perché sennò ti accadrà di peggio che stare sulla brella con la paralisi. Ecco, allora, i miracoli erano atti di carità umani e contemporaneamente predicazione, messaggi spirituali con contenuto potentissimo per la gente. Non parliamo di esorcismi. Gesù Cristo non perde mai una battaglia contro il diavolo. Non si fa sconfiggere dal maligno, mai. Per se stesso e per gli altri. L'innominato di Gerasa lo libera al primo esorcismo. Gesù Cristo non ci mette 50 esorcismi per togliere lo spirito di una persona. Gesù Cristo lo fa sempre con un comando solo: taci, esci da quest'uomo e non mi tornare mai più. Perché la sua parola è così potente che se anche lo spirito del male di per natura ribelle a Dio e agli uomini, lui è costretto a obbedire perché quella parola è più potente di lui. E di conseguenza deve andarsene via.
Qualcuno qui presume di essere da se stesso più forte dello spirito del male? Capite, per poter fare un esorcismo, che livello di potenza spirituale bisogna raggiungere? Altrimenti uno può fare non 50 preghiere, 5.000, non libera nessuno. L'esorcista deve essere lui, per carisma ovviamente, per dono cioè dello Spirito Santo, più forte dello spirito del male. Altrimenti come fa a cacciarlo via? Se uno è debole spiritualmente, nell'incontro con lo spirito del male perde e vince lo spirito del male. Se uno è forte spiritualmente, perde lo spirito del male, perché la persona che ha vinto è piena di Spirito Santo. Per fare quel miracolo, cioè, occorre, scusate se lo dico in termini quantitativi, però per dare un'idea, ovviamente l'esempio non spiega tutto. Se lo spirito del male è forte 100 in una persona, perché questo qui sia liberato, ci vuole uno forte 150. Se uno è forte 98, lo libera dal posseduto? Riesce a cacciare via lo spirito del male? No. Deve essere più forte dello spirito del male. Gli stessi apostoli, col dono di Gesù Cristo di cacciare gli spiriti del male, con alcuni riuscivano e con altri no. Il ragazzo epilettico endemoniato, Gesù Cristo lo libera al primo esorcismo. Il padre aveva detto prima di Gesù Cristo: l'ho portato da tanti, l'ho portato anche dai tuoi discepoli, nessuno ce l'ha fatta liberarlo, tu puoi fare qualche cosa. E i discepoli, vedendo quel miracolo di Gesù Cristo, con un solo esorcismo scaccia via lo spirito e libera quel ragazzo, dicono: ma Gesù, perché non ce l'abbiamo fatta a liberarlo? Cosa risponde Gesù Cristo? Questa razza di demoni li scaccia. Se uno non prega è tosto, se uno non sa digiunare, non ce la fa, non vuole soffrire fisicamente nel digiuno, non può fare quell'esorcismo. Potrà cacciare spiriti di ordine minore, ma quegli spiriti più forti non ce la fa a cacciarli. Così funziona. Per questo il grado del miracolo compiuto misura la grandezza spirituale della persona. Su questo è facile, non ci piove, è evidente a capire questa cosa. E vi ho detto le volte passate che quando Gesù Cristo andò in croce, nessuno era all'altezza spirituale di poter stare sulla croce a lottare con Gesù Cristo e vincere quella prova. Tutti se la sono squagliata. Solo Gesù Cristo era capace e solo Gesù Cristo è andato a morire in croce. E siccome Gesù Cristo sapeva che i suoi non erano capaci in quel momento, se potete vedere più tardi, lui ha fatto sì che i suoi non fossero arrestati. Nell'orto di Getsemani, che cosa ha detto? Chi cercate? Gesù Nazareno. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù ha impedito alla folla che veniva ad arrestarlo di arrestare anche i suoi discepoli, perché loro non potevano reggere quella prova. Quindi per loro non c'era la prova da affrontare. L'abbiamo fatto in un momento successivo, quando sarebbero stati all'altezza di poter passare la prova della croce vittoriosamente. E questa si chiama autorità spirituale, si chiama livello di presenza dello Spirito Santo in una persona. Allora, Gesù Cristo nel suo apostolato ha convertito decine di migliaia di persone con la sua predicazione, ancora di più con i suoi miracoli, guarigioni e esorcismi, non parliamo con la resurrezione di Lazzaro dei morti, tanto che i nemici di Gesù Cristo, vi ricordate come dice il Vangelo, decisero di uccidere pure Lazzaro, per quante persone si convertivano nel vedere Lazzaro risorto. Però tutti non ce l'ha fatta, c'era un nocciolo duro nel popolo di Israele che non si convertiva neanche di fronte a tutte queste cose. Ricordate l'esempio del
dell'uomo dalla mano inaridita. Hai visto mai la mano inaridita, quelli che ci hanno la mano così? Gesù in casa con farisei, scribi, con gente altolocata all'interno del popolo di Israele, sta pure questo poveraccio qui con la mano inaridita. Gesù gli dice: alzati, mettiti nel mezzo, sotto gli occhi di tutti. Poi fa una domanda a tutte le persone: oggi siamo in giorno di sabato, giorno festivo, secondo voi è lecito? Lecito significa è secondo la legge, ma non il codice civile dello Stato italiano, la legge di Dio, che quest'uomo sia guarito oggi, giorno festivo, oppure vale per lui il comando del, il precetto del riposo dal lavoro, quindi oggi questo non si può guarire, bisogna guarirlo domani che è giorno lavorativo. Cosa ne dite? Tutti abbassano la testa, nessuno parla. E Gesù gli dice proprio che lui a raggiera va incrociando gli occhi di tutti, con gli occhi di fuoco. Io vorrei vedere, avrei voluto essere presente se ci fosse stato qualcuno capace di reggere lo sguardo di Gesù Cristo in quel momento. Lo sguardo acceso dall'ira divina, vedendo la durezza dei cuori e delle teste, nessuno ammetteva che sì, è giusto, oggi è, si può guarire perché questo poveraccio c'ha bisogno di tornare con la mano sana. Dio lo vuole questo. Nessuno disse una cosa così. E nessuno però ebbe capacità di dire a Gesù Cristo: non lo fare perché stai peccando. E allora Gesù Cristo dice: stendi la tua mano. E quello sotto gli occhi di tutti guarisce. Che potente di spirito in questa occasione. Come reagirono quelli che videro l'uomo guarito in giorno di sabato? Dicendo: beh, c'aveva ragione, inutile che noi ci appelliamo al fatto che Mosè il sabato ha comandato di non lavorare. Fare del bene è lecito in giorno di sabato, non è un lavoro, non è per guadagnare, per togliere il tempo a Dio, per guadagnare, anzi, guarire persone malate significa dare gloria a Dio. Nessuno disse questo, nessuno andò lì a dire questo braccio: oggi sei guarito, sono contento, guarda questa mano, è una meraviglia, quanto ti ha voluto bene il Signore oggi, lodiamolo insieme, facciamo festa. Nessuno è andato ad allegrarsi con questo uomo guarito, nessuno ha sperimentato la gioia di vedere quella persona toccata dall'amore di Dio. Che cosa hanno fatto? Sono andati dall'altra parte a fare consiglio per trovare un modo per farlo morire, perché non facesse più così. Quanto era duro il cuore di questa gente, ed erano le persone religiosamente altolocate, farisei chiamati santi, gli scribi, gli insegnanti della Bibbia, i rabbini, i maestri della spiritualità ebraica dell'Antico Testamento. Attenzione, oggi diciamo stesso queste cose. Allora Gesù Cristo, con quel livello di Spirito Santo evidenziato fino a quel momento, soprannaturale, predicazione, guarigioni, gli esorcismi, perdono dei peccati, aveva convertito il popolino, ma non era riuscito a intaccare il nocciolo duro del popolo di Israele, duro di cuore intendo. Occorreva una cosa ancora più forte, più potente. Allora, il massimo della unzione dello Spirito Santo, il massimo della potenza spirituale di Gesù Cristo, il massimo del suo amore divino e umano, Gesù Cristo è esercitato sulla croce. Morire in croce era più che predicare il Vangelo. Morire in croce per amore era più che guarire i malati. Morire per donare gli assassini che lo stavano uccidendo era più che liberare i posseduti del diavolo.
era un'azione dove occorreva una potenza di Spirito Santo maggiore di tutta quella che Gesù Cristo aveva esercitato fino a quel momento. Il massimo del massimo, là dove si vede che Gesù Cristo viveva di Spirito Santo, là dove si vede che appunto Gesù è il Cristo, l'uomo unto dallo Spirito Santo, e quando muore sulla croce col perdono verso di tutti, quindi non importa più niente di se stesso, della sua vita, del suo corpo, non è più la ricerca del piacere, perché era solo sofferenza. Amare gli assassini non provocava piacere a Gesù Cristo fisico, perché il suo corpo stava morendo in mezzo a una marea di dolori. Per gli amanti del piacere questo vale. Amare si fa anche quando non c'è il piacere di mezzo, ma c'è la sofferenza fisica di mezzo e morale altrettanto. E amare il Padre, Padre delle tue mani, affidi il mio spirito. E quando la gente lo vede morire in questo modo, che capisce? Perché nessuno aveva amato mai altri dando la vita per i propri assassini. Gesù sulla croce ha esercitato un amore che si chiama amore al nemico. E lo dice sulla terra. Tutti amano gli amici, nessuno ama i nemici. Guarda, la resistenza è stata fatta in Italia per liberarci dai nemici. I partigiani ammazzavano i tedeschi, non amavano i tedeschi, lo vedevano morti. La guerra si fa per ammazzare i nemici. Quando, non so, in America andavano in giro per reclutare i giovani, e allora l'esercito americano era per ammazzare i giapponesi. Quello era lo scopo della guerra, ammazzare il nemico. Il cristianesimo ha il culmine del suo messaggio nell'amore al nemico. Questo è grande, questo è potente, questo è quello che sulla croce ha rivelato alla gente chi era Gesù Cristo. Questo è veramente il Figlio di Dio. Perché ha messo tutta la sua vita in un atto di amore. Nessuno mai ha potuto fare questa cosa nel mondo. Di Gesù Cristo ha raggiunto il top, il punto più alto della esperienza spirituale, della pienezza dello spirito raggiunta in questo mondo. Sarà così anche per noi in futuro. Nessuno pensi che ha fatto le esperienze di fede più forti nel passato. Sì, abbiamo fatto le esperienze di fede forti. Quelle più forti ci attendono nel futuro. E sono quelle che Dio ha pronte per noi. In piccolo faremo il cammino di Gesù Cristo, tutti quanti, ognuno nella sua storia particolare, nella sua chiamata particolare, chi da sposato, chi da celibe, chi da giovane, chi da anziano, chi da professionista, chi da operaio, chi... nella sua storia. Ma l'anima comune di queste storie è la storia di Gesù Cristo. Bene, allora così lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito nella vita di Gesù Cristo, lo Spirito Santo nella nostra vita. Che farà di noi lo Spirito Santo? Come ci guiderà? Diventeremo noi persone criste? Abiterà in noi la potenza dello Spirito per lavorare non con le nostre forze, ma con i suoi doni, per costruire la Chiesa? Sarà il tema della nostra vita, il nostro atto d'amore più grande? Raggiungeremo noi la pienezza dello Spirito, l'atto perfetto e vero d'amore? Queste e altre cose ti aspettano al tuo futuro. In piedi. Padre Santo e Misericordioso, tu hai guidato il tuo Figlio Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo in tutti i passi della vita terrena.
da uomo, da missionario, da martire. Ti preghiamo, guida anche noi, perché lo Spirito di Dio, in tutta la sua forza, ci esprima nella nostra vita. Te lo chiediamo, di onnipotente, per Cristo Gesù, nostro Signore. La benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.